Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti Classic. Oggi torniamo a parlare di manga con un fumetto decisamente classicone che però per una volta non è già stato pubblicato completamente in Italia, ma siamo in corso di pubblicazione, ovvero Shin Gotamai arrivano i Super Boys, che si mantiene il titolo un po' pezzotto della serie animata del tempo. In originale sarebbe Akaichi no Eleven, ovvero gli 11 rosso sangue. Ok, forse era un po' cruento come titolo per un fumetto di calcio, però alla fine ci stava. Infatti è rosso per questo lo sfondo, se ve lo state chiedendo. La maglietta no, non ha senso invece. Comunque, a parte questo, perché parlare di Shin Gotamai? Intanto perché è un fumetto importante in Italia in un certo senso, ma soprattutto in Giappone, perché è uno dei primi ad aver trattato di calcio, anche se decisamente non è il motivo per cui in Giappone si è poi diffuso il calcio. Quello lo si deve principalmente, da quello che so, a Capitan Tsubasa, che davvero colpì i giapponesi nel profondo. In ogni caso, chissà, magari se non ci fosse stato Shin Gotamai non avremmo avuto nemmeno Holly e Benji? Non lo so, sinceramente. Però, parliamone un po'. Intanto, gli autori importantissimi, infatti, a scrivere il fumetto è Ikki Kajiwara, che, per chi lo ignorasse, è anche il papà di Rocky Joe, Ashitano Joe, sebbene quello fosse firmato con un altro nome, e anche, ovviamente, l'Uomo Tigre e tanti altri. I disegni invece sono di Mitsuyoshi Sonoda. Ora, parliamo rapidamente dei due autori. Ikki Kajiwara era un autore incredibile, un autore decisamente spigoloso e che più volte ebbe problemi, tra l'altro, in Giappone. In ogni caso, senza stare qui a farne una monografia, fra le sue opere più importanti abbiamo già citato L'Uomo Tigre, fra il 68 e il 71, Ashitano Joe, firmato come Asao Takamori, che è in realtà molto simile al suo vero nome, perché anche Ikki Kajiwara è un nome d'arte. In realtà all'anagrafe è Asaki Takamori. In ogni caso, Joe uscì fra il 68 e il 73. E poi tante tante altre opere, fra cui ci tengo a citare Tommy, la stella dei Giant, ancora inedito in versione fumetto in Italia, e spero prima o poi arrivi. Titolo originale Kyojin no Oshi, pubblicato fra il 66 e il 71. Sono molto molto legato all'anime, in realtà, perché a suo tempo, quando lo guardavo da bambino sulle TV private, per un bel periodo avrei voluto iniziare a giocare a baseball. Fortunatamente, direi, non convinsi mia madre. In realtà temo sarebbe stato anche possibile. Meno male che non è andata così. In ogni caso, col passare degli anni si è sempre più rivolto al fumetto di lotta e ne ha scritti numerosi, fra cui Giant Typhoon, dedicato al gigante Baba, wrestler reale che appariva anche nell'Uomo Tigre, e moltissimi altri, fra cui Pro Wrestling Superstar Retsuden. Per quanto riguarda invece Mitsuyoshi Sonoda, ne so un po' meno. Da quello che ho trovato in rete non ha pubblicato moltissimi manga. Il primo nel 65, Iron Muscle, poi A Koshien, chiaramente un manga di baseball, nel 69 il nostro Shin Gotamai, e poi è passato ai fumetti storici con Akatsuki Sentoutai, poi pare nel 99, dopo quasi 30 anni dall'opera precedente, una roba su Nobunaga, anche se non ho indagato sinceramente, potrebbe anche essere soltanto ispirato ai suoi precedenti lavori, chi lo sa. Comunque, parlando nello specifico del nostro Akaichi no Eleven, è stato pubblicato, dicevamo, tra il 70 e il 71 sulle pagine della rivista Shonen dell'editore Shonen Gaosha, ovvero Shonen King. A suo tempo deve aver avuto un discreto successo, visto che le dedicarono anche una serie animata, che è quella poi arrivata nel nostro paese nei primissimi anni 80, credo. Personalmente non ricordo di averla mai vista, ma non sono mai stato un appassionato di calcio, quindi è molto probabile che se da bambino ho fatto zapping e l'ho incrociata, non mi ci sono fermato. In ogni caso, serie classica da 24 minuti, 52 episodi in totale, in Giappone, trasmessa fra aprile 1970 e aprile 1971. Quindi, di cosa parla fondamentalmente Shin Gotamai arrivano i Super Boys? Come avrete ormai indovinato, è una serie di calcio ambientata ovviamente in quel periodo abbastanza caro all'autore del Giappone post-bellico, in via di rinascita, ma dove ancora la povertà e i problemi persistono. Ora, devo dire che rispetto ad altre opere che ho letto del nostro Kajiwara, questa è decisamente più leggera, anche solo come ambientazione, se la paragoniamo a Joe, ma anche all'Uomo Tigre, qui le cose sono decisamente più tranquille. Siamo nella periferia sud della zona di Saitama, c'è il boom edilizio e nuovi quartieri residenziali nascono dal nulla. Ovviamente, però, mancano i servizi, mancano le scuole, e proprio con la nascita di una nuova scuola prendono il via le mosse del manga. Il preside della scuola ha infatti assunto come professore di educazione fisica un campione delle Olimpiadi del 60,
1984 di Tokyo, Tenpei Matsuki, che vuole assolutamente formare una nuova scuola di calcio. Ovviamente questo creerà dei problemi al nostro protagonista Shingo Tamai, ragazzo ribelle come gran parte dei protagonisti di Kajiwara, che non ci sta troppo a rientrare nelle regole e quindi andrà a scontrarsi con l'allenatore e anche ovviamente con i suoi compagni più rissosi, fra cui il suo avversario iniziale, Yosuke Ohira, detto l'ippopotamo, un giapponese gigantesco che inevitabilmente dopo i primi scontri diventerà una sorta di suo braccio destro. Ora, devo dire che io ritrovo molto di quello che ho visto a suo tempo in Tommy la stella dei Giant, perché abbiamo il protagonista maschile classico, anche se decisamente più selvaggio nel caso di Shingo Tamai, abbiamo il migliore amico ben piazzato, qui è il portiere, in Tommy la stella dei Giant era il ricevitore, abbiamo poi anche un avversario di bell'aspetto e socialmente elevato, là era un battitore di cui non ricordo assolutamente il nome, qui è Jun Mizuki, e poi c'è anche l'inevitabile interesse amoroso Ryoko Asuka, qui e una tizia che non ricordo in Tommy la stella dei Giant, anche se là le cose si facevano un po' lugubri in realtà. Ecco, devo dire che in questo trovo che Mitsuyoshi Sonoda, il disegnatore, abbia un po' di problemi. Nel senso che la nostra Ryoko Asuka in teoria è una gran bellezza, ma nel manga devo dire che lo sembra ben poco. Ora, non so quanto la vedete, ma è piuttosto anonima, con i capelli corti, boh. Più che altro sembra che il disegnatore non abbia tutta questa dimestichezza nel fare ragazze carine, o probabilmente i gusti dei giapponesi nei primi anni 70 erano molto diversi da quelli attuali, boh. In ogni caso, a parte questa sciocchezza, molto interessante anche l'impianto storico della serie, perché fondamentalmente l'allenatore Tenpei Matsuri, che non mi risulta essere realmente esistito, non l'ho trovato su Google, ma tutto può essere, potrei anche non averlo cercato abbastanza in profondità, esiste però il suo ispiratore, Detman Kramer, che è effettivamente considerato il padre del calcio giapponese. Detman Kramer era un allenatore di calcio tedesco, che fu invitato prima delle Olimpiadi per formare fondamentalmente i giocatori giapponesi e per il suo importante contributo fu anche insignito nel 71 del riconoscimento cavaliere di terza classe dell'Ordine del Sacro Tesoro, che immagino in Giappone suona in modo molto più carino. Inoltre nel 2005 è stato inserito nella Japanese Football Hall of Fame, robe che non capisco. In ogni caso, grazie a lui probabilmente il Giappone riuscì a battere l'Argentina 3-2 alle Olimpiadi del 64 a Tokyo. Top. Quindi, alla fine, di cosa parlerà l'opera? Ovviamente degli scontri generazionali, della crescita dei personaggi e di calcio. Ovviamente, nei primi due volumi in realtà di partite non ne abbiamo viste moltissime. Il manga non si concentra come in uno shonen moderno nel farci vedere partite per 7-8 volumetti, ma più sui protagonisti di per sé, su quello che provano, su come si rapportano al mondo che li circonda. E ecco, è un mondo un po' diverso dal nostro, nel senso che già il Giappone di base oggi non è un paese particolarmente illuminato per quanto riguarda la parità di genere, e qui è addirittura un po' imbarazzante. Quindi leggetelo con un pochino di senso di quando è stato scritto, perché ci sono situazioni ridicolissime in cui ad esempio il padre del protagonista e il protagonista sono a tavola e il loro metodo di paragone per indicare una roba fatta malissimo e gestita in modo ridicolo è una donna che prepara il sushi. La cosa divertente è che l'intera discussione viene fatta a tavola con la madre, che effettivamente a un certo punto se la prende, ma non per le dichiarazioni sessiste, no, se la prende perché i due stanno litigando. Devo dire che mi ha fatto decisamente ridere. In ogni caso, dissociandoci da tutto questo, viva la parità di genere, parliamo rapidamente dell'edizione italiana. Ora, lo sapete, purtroppo è edito da Dinit. Per carità, non ho niente contro Dinit, mi piacciono anche le sue edizioni, mi piacciono un po' meno i prezzi. Il formato è grande, indicativamente a livello di formato come quello di una Kanzenban, però ricalca i volumetti originali, saranno in tutto 6 e ognuno costa 12,90€. Che è un po' tantino dal mio punto di vista. Ora, ne vale la pena? Secondo me sì, è un'opera interessante, piacevole, storicamente importante e quindi è un sacrificio che faccio volentieri. Devo dire che sinceramente avrei preferito un altro formato, nel senso tankobon normali, magari con sovracoperta, a quel prezzo standard di, che ne so, 7,50€, 7,90€, li avrei graditi decisamente di più, anche se un po' più piccolini. L'altra cosa che ci tenevo a far notare sono le copertine, che sì, riprendono le copertine originali nella parte inferiore, questa, ma poi vengono molto molto ristrutturate per fare questo gioco a rigone. Devo essere sincero, avrei preferito quelle originali, forse hanno tentato di svecchiarle un po'. Tra l'altro il volume 2 l'hanno proprio ribaltata, perché qua lui sta facendo una sorta di capriola ed è così tecnicamente, ma ve le faccio vedere lateralmente tutte e sei. In ogni caso, io
Vi consiglio la serie perché i motivi per leggerla ci sono, sia dal punto di vista storico che comunque anche per la lettura. È decisamente gradevole, scorre con piacere nonostante l'età, ci porta in un Giappone che non vediamo con così facilità, visto che la maggior parte dei manga che arrivano sono comunque odierni, e quindi vale sicuramente l'acquisto. In ogni caso, se siete interessati, vi lascio i link in descrizione di tutti i volumi su Amazon, anche se 4 non sono ancora usciti, ma arriveranno nei prossimi mesi, uno al mese grosso modo. Quindi, con questo direi che è tutto, e quindi... ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram, vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, un altro canale con le offerte e un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti. Poi ho una pagina Instagram e un canale su Twitch in cui faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 in cui monto dei gruppi. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video!